Incontri possibili, quel castello di Saputo, in compagnia di Teresa Serra Cassano, giusto? Ok, benissimo. E quindi ci sarà praticamente musica fatta dal sax in questo caso, e ci sarà un'interpretazione da parte tua danzante. Cosa ci puoi raccontare di questa serata? Per me è stata una cosa diversa. Mi sono cimentata per la prima volta nella musica jazz, suonata solo da sax, e devo dire che è stato molto interessante, anche perché, come penso saprete tutti, queste musiche sono ispirate a dei quadri di un pittore americano, che è il pittore della solitudine. Quindi, io guardando i quadri mi sono ispirata, ascoltavo la musica e nel frattempo guardavo il quadro e mi ispiravo alla coreografia, insieme ovviamente alla mia immancabile insegnante Alessia Ciappetta, che mi sta sempre vicino e mi sta sempre vicino veramente. Sono 20 anni che collaboro con lei, che faccio danza con lei, e questa esperienza per me è stata veramente interessante e formativa soprattutto, perché appunto per la prima volta ho incontrato nel mio cammino danzante la musica jazz. È nata perché a 3 anni e mezzo mia mamma vedeva che io a casa spostavo i divani, spostavo poltrone, mettevo la musica e ballavo da sola. 3 anni e mezzo, ero piccolissima. E quindi ha deciso di iscrivermi alla scuola di danza sotto casa mia, nel mio paese, Cassano allo Ionio, provincia di Cosenza. E ho incontrato Miss Alessia, lì ho incontrato Miss Alessia e da allora non mi sono più staccata, non ho smesso mai un anno, sono sempre stata presente perché è la mia passione da quando ero piccola e continuerà ad esserlo per tanto altro tempo. Anche adesso che sono all'università, che magari uno può pensare il tempo è di meno, devi studiare, invece no, ho continuato sempre e continuerò fino a quando potrò. In realtà, sarebbero 2 cose che insieme combaciano perfettamente, perché un ballerino senza musica non può esibirsi, mentre un musicista può fare musica, però magari avendo la figura del ballerino vicino riesce ad esprimere cose che magari a suon di note non riuscirebbe ad esprimere, mentre i passi portano a un immaginario diverso, che poi alla fine è lo stesso della musica, perché io mi sono ispirata, queste musiche mi hanno ispirato tantissimo a ballare questa sera.